da se va su. O stonghi sulle tenga da paura, capo capo che me consumo cor. Paura che me strui sta malattia, senza vecchio Napoli. Prima sera, o sola a poco se ne scise, segno d'ambraccio a me, sull'occhio inchiuso, facendo zitto zitto, costi vaso. Sarra chissà, sarra sta una chiesa, la musica lontana. Sarra chissà, forse sarà stumare, o la luce del lampada. Sarra, sarra, possibile, che cammo fa sospira, che voglio appena. O cielo delle Napoli che fa dove cantare, mille canzoni. Sarra chissà, forse sarà stupido che troppo innamorato. Stasera tutta vita sospira m'abbracciato, amore mio. Chiaro chiaro. Sì. Se so addormuta tutta mandolina, muore per l'aria luna, la canzone, già spunta all'alba e sa nascona una luna. Sarà chissà, sarà stata una piena, la musica lontana. Chissà, forse sarà sfumare o la luce del lampare. Sarà, sarà pusilla che come fa sospira, che voglio bene. O cielo delle Napoli che è fatto per cantare mille canzoni. Sarà chissà, forse sarà sul cuore che è troppo innamorato. Stasera tutta vita sospira m'abbracciata, amore mio. Thank you.
siamo a Villa Maria, nel cuore della Valpolicella, patria per eccellenza dell'amarone, quindi i trascorsi di storia sono tali e tanti. Io le voglio chiedere, visto che lei gestisce la presidenza del consorzio, quali difficoltà incontra in questo suo compito, che pure non è da poco considerato il numero elevatissimo di soci che l'Erga Omnes, che in sostanza estende a tutti iscritti e non, la tutela del consorzio? Beh, il problema principale è proprio questa vastità di soci con delle culture, delle mentalità e delle dimensioni molto diverse l'una dall'altra, e quindi quando si affrontano i problemi si vede questa diversità. Il nostro ruolo nel consorzio, non solo il mio come presidente ma anche quello di tutti i consiglieri, è di cercare di coagulare le esigenze di tutti e, insomma, prendere delle decisioni che poi abbiano una ricaduta positiva per il territorio. L'amarone è un grosso fenomeno nel mondo del vino, ci sono pochi avversari, ecco, dai quali difendersi, anche perché l'identità di uno è tale che chi opera questa scelta generalmente non rinuncia, non cambia, non tradisce. Mi dice, per favore, a che cosa è legato questo successo del vino amarone in sé, ma anche del ripasto della Valpolicella, che mi pare cammini con altrettanta lena? Senz'altro sono due vini che hanno avuto un grandissimo successo, soprattutto negli ultimi 15 anni, e direi che principalmente è dovuto dalle caratteristiche organolettiche di questi due vini. Vale a dire, nonostante siano due vini antichi, in realtà dal punto di vista organolettico sono due vini molto moderni, cioè esattamente quello che oggi cerca il consumatore, quindi vini che hanno una buona corposità, però hanno anche una grande piacevolezza, una grande rotondità, dei tannini molto morbidi, e quindi sono esattamente il profilo del prodotto che oggi il consumatore moderno ricerca, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Quindi diciamo, dobbiamo molto le nostre fortune a questa modernità dello stile dei nostri vini. Mi hai dato una risposta più che esauriente, soprattutto convinta, con una partecipazione direi appassionata. Si vede che lei il mondo del vino lo vive in maniera genetica, in maniera generazionale. D'altra parte, la tua è un'azienda che è nata sul finire dell'Ottocento, quindi è comprensibile questo legame. Quali sono gli obiettivi che abbiamo qui, più immediati del consorzio? Allora, abbiamo due obiettivi. Uno è quello della sostenibilità. Il consorzio qualche anno fa ha lanciato il progetto 3R, rispetta, risparmia e riduci, per cercare di portare più ettari possibile della nostra denominazione verso un modello di sostenibilità. Questo è quello che ci chiede il consumatore, quello che ci chiede la popolazione che vive attorno ai vigneti, ma è anche quello che ci chiede il mercato. Quindi questo è uno degli obiettivi principali. Secondo obiettivo importante è cercare di far arrivare più enoturisti nella nostra regione. Verona è una città molto importante perché, considerando anche i numeri del lago di Garda, abbiamo più di 17 milioni di turisti che vengono nella nostra provincia, ma non ancora tanti vengono qui in Valpolicella. Quindi il nostro lavoro del futuro sarà, sia dal punto di vista del consorzio ma anche delle aziende, far crescere questo enoturismo. Si tratta in sostanza di aprire Valpolicella a un circuito di turismo più ampio e soprattutto di più ampio respiro, al di là di quello che può essere l'attrazione di una città simbolo come Verona. Presidente, la ringrazio molto, è stato un piacere incontrarla. Grazie a voi di essere venuti qua con noi. Trovo tutte mattine chi nell'acrima stu cuscina, manca una compagnella che può aiutare. Ma Lazzarella, come si ti sei cagnata pure tu e ti prepara di sto sì marinta chiesa rocce su. Che è freddo, che è caldo, c'è un grillo.
c'è amarica. La famiglia di dire lasciabile a Napoli. Viene mansuona, sì, viene mansuona. Non mi scelta a mambazzi insieme con te. Ma paro bene, quasi tornate con una volta abbracciate con me. Amore mio, senta ancora d'indebbene, un desiderio bene, la mamma d'ammo cuore, ti voglio sulla te. Viene menzogna, sì, viene menzogna. Voglio di una sola mia, sì, una sola mia, 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 e non mi sa ce l'ho, a giocarmi di più tardi. No, è da chi ti chiede, è da e come si dice, come si chiama? Aspetta. Ma no, ma non è mai possibile, non è niente. Tu ci sei stancato. Ti mangiate buono là, che non hai mangi buono. Mi sono ancora che cosa è. Ed è bello, il suo vaccino povero che non andava mai. Che sei spatriato, se mi hai capito, se mi secca il cibo. Hai detto da mangiare? Sì, la prima cosa ci hai fatto mangiare a casa. Mezza scatoletta. Perché la mangiare di te, quanto è bello. Me ne sconnacchiamo. Ma guarda come ha cominciato stamattina. Che riempio. Che potere. Ma Luisa, dai. Che l'impressione cazzo di fucciai. No, vabbè, vai sta, bravo. Vedi che tu con là ci ha giocattato con là 35 euro. Ma ti ha chiesto di voi vivere, era un paese. Ma ti avrei, va. Tu facendo la trasmissione, dice. Ma è bello proprio, ma come si fa? Ah! E poi tu video con tu, come cazzo si chiama? Poi mi sono scusato di te. Oh, yeah, ma che cazzo si chiama? Non vedo più. E poi tu? E poi tu? E poi la luce, sta con il resto, con il resto. Non è molto, sta male, si sta salvando. Ma. Tengo la mezza con una roba, no? Devo essere qui, no? No, ma tengo la mezza con una roba. Oggi mi chiamo.
questa sera c'è padre, che stasera la sembra, stasera la ritrago, adesso che non c'è la risultata, stasera sto salita e la guaccia di fuori, ha finito la coppa della coppa. Hai dovuto fare. Sulla mano, sulla mano, Amore, amore, è la tua busta, eh? Sì, no. Ehi, cattai. Non so, forse la cagata, ma ci vuoi più bastino. Non vuoi altro, perché no. No, è vero, si fa da, perché oggi mangia di angiano. Lui non posso mangiare, lo pagare. Poi, due persone o tre persone. E che se fai? Ogni momento ti bevi una cioccolata. Assume una sua rilevanza. A questo punto non è più consentito l'errore. A questo punto il pittore vive una sorta di impegno parossistico. Ecco, è come vivere e muoversi su un filo col rischio di cadere ad ogni passo, di ritrovare l'equilibrio ad ogni istante. Hartung vive questa esperienza. Poi si rende conto che anche questo elemento, aver superato il bozzetto, aver superato il disegno preliminare, aver superato questa matrice, questo punto di riferimento, non è sufficiente. C'è ancora una lungaggine, cioè nel momento in cui lui opera su tele come queste, vi rendete conto che ha bisogno di salire quasi su di un cavalletto, perché le più grandi, salire su uno sgabello, e pensate questo braccio che deve portarsi da una estremità all'altra. E deve poi scendere, poi deve ricomporre, poi... Insomma, esistono dei tempi tecnici, va bene? Per cui il braccio riesce a compiere un certo movimento in un determinato lasso di tempo. Tutto questo per lui
è una lungaggine. Tutto questo lo arrovella, tutto questo lo disorienta, tutto questo lo rende agitato. Vuole che nel momento in cui la mente pensa, partorisce qualcosa, vuole che questa qualcosa sia immediatamente trasferita sulla terra. E allora ecco la ricerca dei mezzi meccanici. Lui ha bisogno della simultaneità. Lui vuole il colpo e via, come la macchina fotografica. Insomma, se posso fare un esempio un po' cruento, è come decidere di ammazzare qualcuno servendosi di un coltello o di una pistola. Evidentemente il coltello richiede di essere impugnato e poi richiede che sia conficcato nel corpo della vittima. E se questo corpo, raramente il primo colpo è mortale, bisogna che io estragga questo coltello e lo rificchi, e questa operazione la faccio fino a quando questo cade. Mentre ben cosa diversa è, a distanza, premere un grilletto. Lì c'è una simultaneità, io ho deciso di uccidere, premo il grilletto. Io ho deciso di fare una foto, abbasso il pulsante dello scatto. Ecco, c'è questa simultaneità. Lui cerca disperatamente questa simultaneità tra l'atto creativo e la sua realizzazione. Non vuole diaframmi, non vuole passaggi intermedi, vuole arrivare con immediatezza. E allora il ricorso ai mezzi meccanici. Mezzi meccanici che si costruisce con le proprie mani, utilizzando quelli che più o meno si trovano in mercato, ma adattandoli alle sue esigenze e facendo con ognuno di essi un ciclo di opere. Dopodiché, utilizzato quello strumento, va alla ricerca di un secondo strumento, strumenti che vanno, che vi devo dire, dallo spruzzatore per l'uva, quella che si usa per metterci su il verde rame sull'uva, ecco, è un mezzo a mano, però lui lo trasferisce, lo trasforma meccanicamente in maniera da avere questa forza, al compressore ad aria, alla pistola a spruzzo che usano questi che verniciano le auto e via di seguito. E ogni volta modifica questi mezzi. Quindi c'è una enorme differenza tra le opere realizzate col pennello e le opere realizzate con questi mezzi meccanici. La differenza non è nella qualità dell'esecuzione, la differenza è nel processo che ha preceduto questo tipo di lavoro. Perché voi vi rendete conto che dinanzi ad opere del genere, ecco, la casualità della macchia che scorre, il raggrumarsi di questo colore, ecco, il nero, vedete sempre la presenza di questa linea, abbiamo sempre questo intensificarsi del colore, questo disperdersi progressivo. E voi vorremmo chiederci, dinanzi a quest'opera, che cosa c'è dietro a livello intellettivo, ma potremmo dire tante cose, ma può essere una sorta di esplosione, può essere una sorta di infiorescenza, di germinazione, può essere una pioggia atomica. Non ci chiediamo che cosa sia, chiediamoci piuttosto quale travaglio a livello intellettivo essa rappresenta. C'è una dichiarazione, mi dai uno di quei fogli, scusami, che io vorrei leggermi perché è di Arthur, me la sono annotata. 1, 2, 3, pronto, prova, sì, grazie. Non è la vita, e ritorniamo al discorso di prima, ciò che l'occhio vede non è la vita. La nostra esperienza si è costituita con tutto quello che abbiamo vissuto. Io ho freddo, ho caldo, soffro, sono tutti movimenti interiori del mio corpo. E solo questo mi dà l'accesso alla conoscenza del mondo. Sappiamo tutti che grande maestra di vita è il dolore, non la storia, come si dice. Quello che proviamo nel vivere queste esperienze è molto più forte dei rossi, degli azzurri, dei gialli che vediamo intorno a noi. E per noi pittori tutto questo deve essere espresso. Non bene. Non escludo il fatto di vedere, ma la vista non è il solo modo di conoscere. Quindi, per
secoli noi abbiamo avuto questa pittura esteriore, questa pittura d'immagine che ci ha offerto la possibilità di godere. Questa invece è un tipo di pittura che ci chiede un impegno intellettivo, un impegno di partecipazione. In sostanza, e c'è anche qui una frase molto bella, stai sempre cambiando, cammi e zasta via, mangia giù, non dorme giù, che pondria, quei picciri che per a dista ce lo sia, tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi te lo fa fare, grazie a tua mamma. Una crisi nel mondo del latte, se non è quella del mercato, io di tutta verità, quella almeno la mamma te può capire, e tutti quelli che vendono e passa sotto a sto balcone, ma tu si guaglio, dell'oggetto, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, tu si guaglione che te mise in capo, va giù che ho fallo, che vanno di stillacrome, a te non mi fa ridere, pur in braccio a tua mamma, non vuoi scemo vincere, dire tutta verità, la mamma te può capire, non è pitta, non alliscia sti mustaccie, non cerca a te, non so per te chi lo è bello, non la pensava pazzia che guaglio un cielo, non da lì c'è tempo in te inguaia, chi desideri vasa, scorda della picceri, casi o dice na papà, chissà come va per me. Garbetta Arte, perizie per l'Ottocento, Novecento e artisti contemporanei napoletani. Mario Garbetta, napoletano di adozione. La passione per la pittura dell'Ottocento e primo Novecento, da Scedrin a Giacinto Gigante. Meridionale, dotato di un temperamento appassionato e impulsivo. Perito d'arte, già consulente artistico per istituzioni pubbliche e private, è autore di 5 libri sui protagonisti dell'arte napoletana. Ha esordito con Alfredo Schettini, per il quale ha collaborato all'edizione dei 2 volumi La pittura napoletana dell'Ottocento, edizione Edart, la società costituita da Raffaele Schettini, figlio di Alfredo, con il 50% delle quote appartenenti a Mario Garbetta. Conduce da circa 40 anni la rubrica televisiva Filo Diretto Arte, la prima in assoluto nel suo genere e mai interrotta nel corso di questi anni.
ha gestito numerose gallerie d'arte che hanno fatto un po' la storia della pittura, non solo a Napoli, come provano le mostre dedicate ad Hans Hartung, Mansuroff, Treccani, Magnelli, Notte, Bresciani, Ciaurro, Murano e Del Tufo. Garbetta Arte promuove ed organizza mostre di pittura, scultura, tavole rotonde, meeting, corsi di pittura e tante altre cose. E non solo per artisti noti, ma soprattutto per giovani talenti sconosciuti, per far sì che escano fuori dall'anonimato. Mario Garbetta è l'unico consulente artistico con esperienza quarantennale. Il falso ideologico è quando un quadro, quindi un dipinto, viene realizzato di sana pianta, mentre il falso materiale è quando un dipinto già esistente si toglie un elemento o si aggiungono addirittura degli elementi e quindi diventa un falso materiale. Così Mario Garbetta è diventato una specie di giustiziere per tutti quegli appassionati d'arte che sono stati fregati, questo è appunto il termine, da mercanti e galleristi poco onesti. Che Mario Garbetta sia una fonte attendibile e direi temuta è provata dal recente riconoscimento internazionale che gli è stato tributato con l'assegnazione del premio Leonardo da Vinci 2009 per la costante attività svolta quale esperto d'arte a favore della tutela dei collezionisti e degli amatori, senza tener conto che la sua opera quale perito d'arte è stata largamente richiesta anche dagli organi di polizia, finanza e carabinieri, nonché da vari tribunali d'Italia. Ma un riconoscimento certamente onorevole gli è venuto anche dal compianto Alfonso Grassi, il quale non ha mancato di affermare che Garbetta è il solo a saper distinguere un quadro falso da uno autentico. Ma è competente perché lui sa giudicare il quadro, sa vedere il falso dal vero, il buono. E questa è un'attestazione di stima e di fiducia che aveva già espresso Alfredo Schettini, con il quale Mario Garbetta ha avuto una lunga e affettuosa frequentazione, dalla quale nacque la prima ricerca sulla pittura napoletana dell'Ottocento in due volumi, un'opera oggi introvabile e il cui valore supera i 1.000 euro. In conclusione, non è mai troppo tardi per garantirci che quello che lasciamo ai nostri figli sia un'opera d'arte e non una volgare patacca. Signori, buonasera. Siete così pochini, pochini proprio. Allora dico delle cose perché per andare avanti comunque ci godiamo lo stesso mezz'ora, forse 20 minuti di trasmissione. Spegniamo anche le canzoni napoletane che sono bellissime, perché è inutile stare lì, perché questa sera c'è una partita importante. Io non lo sapevo neppure, però naturalmente per quelli che hanno già visto alcune cose per ieri sera, alcuni quadri importanti, perché penso che l'avete visti, per farvi rendere conto di tante cose, e io cerco ancora una volta, mi affanno addirittura per darvi delle spiegazioni su determinati quadri. Io penso che le 6 persone più 3 sui cellulari, che sono 9 persone in tutto, penso che sono le stesse persone di ieri sera. Quindi, allora io eviterei di far vedere alcuni quadri di ieri sera e passo direttamente a 4-5 quadri che noi abbiamo portato diversamente, che secondo me sono i capolavori
diciamo nascosti, io li chiamo capolavori nascosti, perché? Perché sono quadri che io ho comprato per me, sono quadri che ho voluto tenere per tanti anni a casa mia e oggi sto cercando di disfarmene. Disfarmene perché? Perché sono rimasto solo, la casa non è più quella che avevo, non è più grande come quella che avevo, è una casa piccola di due vani e accessori, quindi non è che ci sia grande spazio o possibilità di fare chissà che cosa. Quindi, pure perché comunque molte cose volevo cercare di alienarle attraverso la regione, il comune, ma per avere un nome che lasciassi, diciamo, ecco, alla città, quindi determinati quadri, con un'etichetta vicina, donazione, Mario Garbetta, eccetera, non si può fare, l'abbiamo detto centinaia di volte. Vabbè. Adesso comunque devo purtroppo vendere queste cose, dico purtroppo perché ancora oggi io non voglio mai disfarmene di queste cose, perché ci tengo, perché sono mie, perché le ho tenute tanto tempo con me, la sera arrivavo a casa molte volte prima di cenare, mentre si faceva qualche altra cosa o si riscaldava qualcosa per mangiare, io andavo a vedermi un po' i quadri, mi davo un'occhiata così e vedevo sempre un qualcosa di diverso, qualcosa di bello, qualcosa che mi attirasse rispetto al giorno prima o a un mese prima addirittura. Molti di voi queste cose non le fanno perché non amano la pittura vera e propria, amano il quadro, poi c'è gente che invece compra solo per il sentito dire, perché ce l'ha quello, ce l'ha quell'altro, lo voglio tenere pure io. Invece io, come tanti altri, Catalano, Tiso, Portolano, i grandi collezionisti che erano veramente, li sentivi che godevano nel guardare un quadro, nel parlare di un'opera, di discutere, ci incontravamo spesso, prima anche senza comprare e vendere, ma ci incontravamo, stavamo insieme in galleria, parlavamo di una cosa, poi parlavamo di un'altra cosa, siamo andati a cena insieme, siamo andati a pranzo insieme, quante volte abbiamo cercato di fare, abbiamo presentato dei libri di persone che non è che ci appartenessero, diciamo a livello societario o cose varie, no, lo abbiamo fatto con tutto il piacere, perché la cultura è sempre bella e uno dovrebbe sempre documentarsi. Io voglio far vedere questa cosa perché è importante, molte volte io mi dimentico, non lo dico, questa io la chiamo la Casina Rossa che sta a Posillipo, ma in sostanza questa è Villa Quercia, Villa Quercia che diciamo è una villa notissima quando mai. E che io vi ho fatto vedere ieri, e qui c'è il quadro, no? In questo momento, qual è il quadro qua? Quello che vi ho detto costa 24.000 euro, e lo mettiamo a 20.000, a 4.000 euro in meno di quello che è il valore commerciale. Poi abbiamo quest'altro quadro qua, vedete, più giù, che invece costa meno rispetto a quello, perché sono due valutazioni diverse, perché sono due cose completamente diverse, anche pittoricamente, anche diciamo come validità pittorica, come bellezza, come tu, sono due cose diverse. Uno costa 24 e un altro costa per esempio 16, per dire una cosa che io lo metto a 12. Bene. E sono piccoli, non sono grandi. Poi abbiamo un altro quadro che io ci tengo a farvelo vedere, e credevo, la prima volta che me lo presi da questo nostro collezionista, questo amico eccetera, lui mi disse, ma Mario, questo io ci tengo un po' particolarmente, e dato che mi aveva dato gli Antonino Leto, lui disse, questo Antonino Leto, io non lo guardai neanche il quadro, in verità, non l'ho guardato attentamente, e lo misi per la prima volta anche come Antonino Leto, ma in realtà non è Antonino Leto, perché poi, rivedendo la carta, me lo devi ridare questo qua perché lo voglio rimettere, perché io ho detto Antonino Leto, ma quindi non è Antonino Leto, a parte che è un capolavoro di Alceste Cambriani e noi lo troviamo anche sia l'uno che l'altro pubblicato nel libro
dischettini che vi faccio anche vedere in questo momento. In questo momento, vediamo un po' qual è la telecamera. Questa è l'altra telecamera, benissimo. Allora, io ho il libro qua dove c'è la fotografia di questo quadro. Aspettate che vado un poco più avanti e poi vengo da voi e vi faccio vedere il quadro. E questo, naturalmente, vi faccio vedere che è il libro, se no non lo capirete. Ecco qua. Poi lo vado a restringere e il quadro è questo qua. Vedete? Eccolo qua. Guardate. Ecco qua. Questo è il libro di Alfredo Schettini. Cioè i famosi due volumi che vengono venduti per antiquariato, praticamente questi due volumi, vengono venduti a 800, 1000 euro, 1200, come vanno fa. Poi ognuno fa quello che vuole, quando è padrone di una cosa, anche un quadro che costa 100, lo vuole, ne vuole vendere a 1000, e il padrone può fare tutto. Questo è un ristorante che si trova a mare, a Napoli, a Posillipo. Bene, come vedete sono cose completamente diverse. È il Ceste Cambriana, però, perché vi ho voluto far vedere questo? Perché io vi devo dire, perché voi avete sempre sottovalutato il Ceste Cambriana. Il Ceste Cambriana è stato un pittore di grande respiro, di grande importanza, e voi l'avete sottovalutato, anche quando io ve l'ho detto più volte. Perché adesso vi faccio vedere una cosa, eccolo qua. Ve lo ricordate? Questo è il Ceste Cambriana. Cioè, questa è una tempera, indubbiamente, una tempera su carta, però io ve l'ho messa a 1000 euro, ma ci doveva essere, i collezionisti comprano l'acquerello, comprano la tempera, quando sono quadri belli, questa è una cosa bella, pubblicata, strapubblicata, la conoscono tutti quest'opera, perché, e alla fine io l'ho mise a 1000 euro per vedere se c'era richiesta. Cioè nessuno di voi ne ha parlato, né ha discusso. Per farvi vedere, sono tre produzioni completamente diverse, in periodi diversi. Quello di Villa Quercia è una cosa, quell'altro sotto è di Amalfi, quello là che vi ho fatto vedere poc'anzi, che è Amalfi, quell'altro quadro sotto. Poi abbiamo questo, che è il periodo napoletano. Cioè, sono tre periodi completamente diversi, perciò non dovete fare di un'erba tutto un fascio, io lo dico spesso questa cosa. Ma è importante che voi sappiate queste cose. Poi qua abbiamo un capolavoro di un altro autore, per esempio, che vi ho portato adesso, no? Che è una cosa straordinariamente bella. E quando io vi dico una cosa che voi non mi ascoltate molte volte, perché non volete ascoltarmi, perché evidentemente voi vorreste vedere solo i quadri, mi piacciono, non mi piacciono, eccetera. Questo, per esempio, è il capolavoro in assoluto di Ceste Cambriana. Non si può dire cose diverse. E infatti, questo Ceste Cambriana, piccolo così com'è, perché è un 20-35, cioè 35 di base per 20 di altezza. Ma qua stiamo parlando di 16.000 euro, in sostanza. Ma quando ve lo comprerete un quadro a 16.000 euro? Anche se è bellissimo, ma è un piccolo quadro, però in capolavoro, però è un gioiello. Se vogliamo il gioiello, purtroppo c'è da pagare qualcosa in più. Non esiste a 500, 1000, 2000. O se voi pensate di trovare i capolavori da Picasso in poi, quando ne trovate nei vari mercatini. Questo invece che vi ho detto prima, vi ho fatto vedere già, che vediamo tutta Napoli qua, dall'Arenile di Mergellina, e c'è questi tre scugnizzi, o pescatorelli, possiamo chiamarli anche pescatorelli, che sono giovani pescatori, voglio dire, è di una delicatezza unica. Qua stiamo parlando di Giuseppe Laezza. Allora, io ho vendetto quel Giuseppe Laezza l'altra volta 1100 euro, ma chi vi ha mai venduto un quadro a 1000-2000 euro? No, a 1000, cioè a 1000-2000 euro, 20-30, perché tanto era quello, 20, questo è più grande. Ma era una poesia quel quadro. Oggi abbiamo un altro capolavoro, ma di Laezza se ne trovo uno ogni mille quadri che non si vedono, uno si trova in una città sperduta forse. Ecco.
e l'avete trovato un altro capolavoro. Quando uno vi presenta questi capolavori, non potete dire no, sì, è questo e non solo questo, perché io vi sto vedendo, cioè dato che siete pochissimi sul video, signori, io sto cercando, no, non ho fatto la trasmissione come la faccio le altre volte, siete 9 persone più 4, quindi molti di essi stanno vedendo forse la partita, perché c'è una partita, dice, importante, io non mi interesso di calcio, non mi sono mai interessato e non sono neanche tifoso in verità, però naturalmente cerco di darvi delle notizie giuste e valide per quello che mi riguarda, che so fare, è una vita che faccio solo questo, no, è una vita, significa da 20 anni ho fatto sempre questo e ho prodotto qualche film in passato, quindi quando avevo l'ufficio a Roma, che facevo sempre le mostre quando stavo a Roma, non è che mi interessavo solo di cinema, ma mi interessavo soprattutto di quadri. Beh, perché poi tutti quanti nell'ambiente cinematografico, per esempio Maurizio Costanzo comprava scoppetta, a tutta forza, comprava gli scoppetta, Pietro Scoppetta, a casa sua ne avrà forse, penso, una ventina, una trentina. Quante cose uno dovrebbe dire, e potrei anche dire tanti aneddoti, a che serve? Non serve più a niente. Però quando io vi faccio vedere i quadri e vi dico sono quadri particolari, non sono i soliti quadretti che voi trovate in una galleria o da qualche antiquario o viceversa, insomma. Questi sono capolavori veri. Ci sta, a parte i miei quadri che più volte ho avuto offerte e non ho venduto, ho sbagliato pure forse qualche volta, non vedo. Vabbè, comunque non è importante. Adesso io mi sposto con la telecamera e vado, perciò vi ho detto non vi faccio vedere tutto, vi faccio vedere alcuni quadri. Questo è un Mancini e questo a fianco è un Caprile. Ecco, due autori, uno più valido dell'altro. Antonio Mancini era romano, voi lo sapete, muore nel 1930. Sono opere rarissime a trovarsi, naturalmente, i Mancini napoletani, perché dobbiamo fare una differenza enorme tra quella romana e quella napoletana, perché lui stava a Roma, stava fuori con la testa, infatti andava al manicomio, poi tornava e tornava a Napoli. E tornava da Giuseppe Casciaro, perché Giuseppe Casciaro lo sosteneva in sostanza, pagando dei quadri, facendosi fare dei quadri e sostenendo. Più molti quadri che furono fatti da, non da Mancini, ma forse da altra gente, che Antonio Mancini firmò, e questo lo sanno tutti perché è pubblicato nei libri, saranno 7-8 quadri di Mancini, che non sono Mancini, è la firma è autentica di Mancini, ma i quadri non sono di Mancini. Però è un aneddoto particolare, perché Casciaro aveva un po' di soldini, perché lui aveva una villa al Vomero, ce l'ha ancora, cioè gli eredi ce l'hanno ancora, che poi c'è stato anche Girosi in quella villa, Girosi era un altro pittore valido a tutti gli effetti, però contemporaneo, che è bravissimo, che ha fatto delle cose molto belle in verità, che io ho comprato in passato, ne avevo 4-5, poi le ho venduti perché in quell'epoca, quando io vendevo qui qua, si vendeva. Però vedete, c'è un Caprile qua, un Caprile che c'è, ognuno di noi, no, dovrebbe cercare di capire queste cose. Io non dico compratevi il quadro perché ve lo dico io, ma io vorrei che voi vi documentaste. Allora, per documentarvi come potreste fare? Non ci vuole niente. Basta andare in internet e vi rendete conto. Caprile è stato un pittore di grande respiro, di veramente, secondo me, forse più importante di tantissimi altri pittori che si vendono ancora oggi. Io purtroppo quando non ci sono persone a guardare, sono 9 persone più 4, ma tutto il rispetto possibile e immaginabile per queste 9 persone che stanno sul video, e io vorrei conoscervi e vorrei sapere chi sono. Beh, io non lo so che cosa potrei fare per voi, potrei fare pure qualcosa per voi. Se mi fate una telefonata, ognuno di voi,
tanto per capire chi è che sta sul video e i quattro che stanno sui cellulari. Sono 13 persone in sostanza. Vorrei capire semplicemente chi sono. Se mi fate una telefonata io ve ne sono grato con tutto il cuore, altrimenti andiamo avanti lo stesso, se non volete rimanere anonimi, per me rimanete anonimi. Io penso che comunque Vincenzo Caprile, che vediamo sulla vostra sinistra o a televisione o sul cellulare due quadri si vedono proprio piccoli secondo me, è tra gli artisti di più solida preparazione, di sicuro mestiere, da qua non si scappa proprio. Caprile occupa una poltrona in prima fila nel panorama della pittura napoletana, che poi sarebbe sempre a ponte fra 8 e 900, quindi fra i due secoli. Maestro di buon gusto e di raffinata colorazione. Adesso ve lo voglio far vedere un poco meglio. Ha firmato tantissime opere d'arte, Caprile, e veramente ha portato avanti un discorso artistico non indifferente. Noi ci limitiamo a dire poche cose, perché indubbiamente, come ho sempre detto, voi non volete il quadro, cioè a voi vi interessa vedere il quadro, vi interessa capire il quadro e comprarlo e capire, è bello, è brutto. Questo è un capolavoro, unico capolavoro che Mario Garbetta ha sempre tenuto a casa sua. Quindi è un quadro che, non vi dico cosa è stato pagato, una cifra, però vi dico semplicemente che non ce l'ha nessuno un quadro del genere. Sono proprio loro i modelli, sia il ragazzo che la donna, quello che lui ha usato in tutti i suoi quadri, diversamente fatti, ma non a questo livello qua. Qua c'è tutto, c'è poesia, c'è lirica, c'è tutto. Qua si potrebbe addirittura recitare, ecco, Leopardi qua sotto. Ma è una cosa di una delicatezza unica, è qualcosa che poche persone possono capire un quadro del genere, senza offesa per nessuno, ma posso dire che sono poche persone che possono veramente vedere un quadro del genere, capire un quadro del genere, perché è molto bello, non è la solita faccia, non è il solito mezzo busto, non è, cioè è una cosa completa, è un quadro completo, cioè quadro completo che sarebbe 24 28 su una tavola. Ma è una cosa di straordinaria fattura, inutile che ci diciamo altre cose. Poi ci vedete, perché io l'ho preso anche che non ci vedevano neanche i piedi, no? Il resto delle persone dietro. Ma comunque è una cosa veramente straordinaria, bella, bella, bella. Inutile che ci diciamo le sciocchezze o ci diciamo le cose tanto per dire. Poi parliamo di questo che è napoletano, come vi ho detto già prima io, che è un 24x18 verticale, che è un Mancini straordinario, che è una donna che gli faceva i servizi in casa e lui l'adoperava anche come modella. Anche questa è una cosa bellissima di Mancini. Cioè sono cose che, vi prego gentilmente, dovreste essere coscienti, insomma, nel telefonarmi e dirmi sì, vabbè, hai ragione. Ma la cosa brutta che io non riesco a parlare di quadri se non ci sono, ecco, una platea almeno di 50-60 persone, perché mi metto io stesso in difficoltà, che poi sono cose che ho sempre detto, sono solo cose, io sono 54-55 anni che faccio queste trasmissioni televisive, quindi, e ho sempre dato cose giuste, cose valide, cose che avete potuto, dico avete perché forse in mezzo a voi ci sarà qualcuno che ha comprato in passato e ha guadagnato anche molti soldi, come un signore, si chiamava, era un ingegnere, comprò gli Emilio Notte da me, a 10 per volta, ha fatto cambio con una villa straordinaria, con i quadri, senza cacciare soldi, facendo pagare quei quadri 3 volte tanto. Beh, ho detto tutto. Questa è un'altra cosa che si dovrebbe tranquillamente alienare immediatamente. Poi andiamo più sopra qui, questo è un paesaggio che vi ho fatto vedere, sempre il paesaggio della periferia di San Giovanni a Teducci. Non so se vi ricordate un pittore milanese che faceva tutti questi fumaioli, queste cose eccetera.
E in quell'epoca c'era anche queste cose, lui veniva da fine 800, inizio 900, che lo stesso Attilio Pratella è la stessa cosa, che Attilio Pratella muore nel 49, quando muore i Rolli in sostanza. E sono cose bellissime, sono cose straordinariamente belle, perché non sono i soliti quadri che voi trovate in giro, sono cose particolari che non hanno altri. Allora quando io vi dico, amici miei, questi sono i quadri per una collezione vera, non per le chiacchiere, stanno da parte, questi sono quadri da mettere alla parete e godersi per tutta la vita un quadro del genere vicino alla parete, poi darlo a un figlio, il figlio lo dà all'altro figlio, al nipote e così via, resta sempre vivo il ricordo poi del nonno, dello sbinonno e così via, perché il quadro è l'unica cosa che non muore, vive, e vive nei secoli, non vive, voi vedete ci stanno i quadri del 400, del 300, del 500, del 600. Adesso hanno cominciato a fare la mostra tra 600 e 700 a Parigi, dove è andato Mattarella, anche il Presidente della Repubblica, nostro, e poi fanno quella dell'800 e poi fanno quelli a cavallo fra 8 e 900, quindi la pittura si riprenderà e si riprenderà alla grande, ve lo dico io, ma naturalmente non si riprenderanno quelle piccole cosette o i quadri che sono stati semplicemente fatti perché il pittore in quel momento doveva fare soldi, quello gli chiedeva il cavallo morto e il pittore gli faceva il cavallo morto, anche se era uno pittore di una certa importanza. Perché tutto questo? Perché naturalmente anche i pittori hanno l'esigenza di comprare i colori, hanno avuto l'esigenza, perché una volta i colori erano venivano fuori dalle pietre e si facevano i colori. Oggi invece sono tutti colori sintetici, tant'è vero che molti quadri, da quando è stato al Novecento, dipingevano eccetera, tutte, i quadri diventano neri, diventano scuri, allora poi c'è bisogno del restauro, poi c'è bisogno di questo, cioè. Mentre questi qua sono rimasti vivi. Allora quando vediamo queste cose, noi dobbiamo accettare anche il piacere, guardate che cos'è sto quadro, se non mi dite che non è un capolavoro questo, io mi ammazzo proprio, perché, e che campo a fare quando vedo, cioè sono quadri che non avete visto mai, nel senso che, non che non avete visto, nel senso che sono quadri che non l'avete mai calcolato, perché a voi, scusatemi, dico, ma la maggior parte della gente che compra il Pratel vuole il pescatore, vuole la barca, vuole questo e vuole quella. Sono i quadri più commerciali. Pratel come è uscito fuori, amici miei? Ve lo dite oppure ve lo devo dire io? C'è qualcuno che mi può telefonare e me lo dice? Lo dico io? Bene. Pratel innanzitutto nasce a Luca di Romagna. Deve la sua notorietà, va bene, alle marine e alle scene di vita napoletana, rese naturalmente attraverso una sapiente ricerca cromatica, tonale, di grande suggestione, indubbiamente io non voglio denigrare niente, specie, voglio dire, nelle opere non destinate però alla committenza, attenzione, questo ve lo devo dire, non destinate alla committenza. Questi non sono quadri che andava uno, sai, io questo quadro ho visto a casa del dottore, ho visto a casa dell'avvocato, cioè mi puoi fare un quadro come quello? Allora il quadro è ripetuto, straripetuto 10 volte, un personaggio in meno, tre personaggi in più, insomma, questa è in sostanza il modo di fare arte di un pittore, anche se è un pittore rispettoso. Ma quando glielo chiedevano, purtroppo loro hanno bisogno, comprare i colori, comprare le tele, cioè andavano in cerca di mobili scassati, perché sul legname si assorbe anche il colore meglio di quella che è la tela, perché la tela bisogna prepararla, bisogna metterci lo stucco sotto, bisogna metterci il vinavil, bisogna trovare il mezzo per quale quadro uno vuole fare. Vedete, non è facile neanche fare questo. Allora uno deve
dare delle indicazioni ben precise per riuscire poi a dare quello che uno ha pensato di dare. Quindi, quando si parla di quadri di questa portata, amici miei, si parla di capolavori d'arte, perché sono quadri introvabili, sono quadri introvabili, di paesaggi di questo genere, ma ce ne possono stare 3, 4, 5, ma le marine ce ne stanno 150, 200, 300, forse 1000. Allora, se vogliamo il quadro commerciale, da vendere più facilmente, insomma, ma più pescatore, a Barcatel, l'Arenile, o Vesuvia e così via. Ma se vogliamo un quadro fatto non per la committenza, non per la vendita, ma fatto per se stesso, o per una mostra, ecco, o per una mostra. Io ritengo che questo è un quadro fatto per una mostra. Ma io sono Mario Garbetta, non sono il pittore che ha realizzato la creatività del quadro, perché qua comunque c'è creatività, c'è un movimento enorme di personaggi che camminano, carrettini e così via. Cioè non è il quadretto facile da fare, perché tutte queste proporzioni, è una parola, per chi non sa dipingere, per chi non sa, basta un colore, è come se fossero azzeccati praticamente i personaggi. E invece così sono ariosi, c'è tutto il passaggio, c'è il movimento, pare che stanno camminando realmente, sia il carrettino che sta avanti, la carrozzella che poi è sempre la stessa, quella che ha fatto lui, stanno delle zanzare qua, scusatemi, vabbè tanto non mi vedete che accendo le zanzare, uccido le zanzare. Allora io vorrei innanzitutto ecco, farvi capire queste cose che sono importanti, poi tutto il resto viene da sé. Perché quando avete comprato un quadro del genere, ve lo mettete alla parete e respirate. Mettete la marina, ma ne vedete migliaia di marine, anche fatte da altri pittori, copiate, stracopiate, fatte. Quindi non sono quelle cose che potete dire sì, io ho un quadro che è la fine del mondo. Ecco, un altro quadro di Pratella, che secondo me è unico, non ho mai visto un quadro di questa portata, non è mio il quadro, indubbiamente, non è che, indubbiamente, io non l'ho comprato io, eccolo qua, guardate che cos'è, adesso ve lo faccio vedere completamente, voi state vedendo uno, unico e solo Attilio Pratella, che raffigura le scale di Via Chiaia, che oggi non ci sono più. Allora c'è un discorso di grande validità pittorica e non è il quadro che naturalmente comprerebbero tutti, è un quadro che compra semplicemente chi capisce un quadro, chi capisce, chi ha l'amore innanzitutto per la pittura, le proporzioni, che è difficile. Non è che facile si fanno queste cose, guardiamolo un poco meglio, eh? Così io vado a stringere e così ce lo guardiamo un poco meglio. Ecco qua, da anche i vestiti, anche il movimento che c'è, i famosi scaloni di Chiaia, i famosi scaloni di Chiaia, guardate che profondità c'ha questo quadro, guardate che profondità che c'ha, sto prendendo da vicino, eh? E chi te la fa? Troviamo il pittore che fa queste cose, troviamolo. Allora è un quadro unico nel suo genere ed è unico e solo capolavoro d'arte, sia questo che l'altro che vi ho fatto vedere, perché poi non è che uno deve dire le cose tanto per dirle, le deve dire con tanto di entusiasmo, con tanto amore, perché le cose si dicono con amore. Per chi ama queste cose, per chi non ama queste cose, non è niente. Poi ci fermiamo qua, che ne troviamo più di uno di questo, però, ma è perché il periodo migliore di questo pittore, che si chiama Pietro Scoppetta, che ha fatto, questo è il periodo che va tra il 1900-1912, quando lui risiedeva proprio a Parigi.
e è il famoso quadro delle Belle Époque, insieme a quell'altro pittore che si chiama Giuseppe De Santis, che voi avete sempre sottovalutato, anche quelli, ci stanno dei quadri di Giuseppe De Santis che non avete neanche idea, sono più belli di scoppette. Purtroppo noi dobbiamo capire queste cose e non dovete fare di un'erba tutto un fascio. Allora vi dovete guardare qua, io lo proposi, avevo un'altra cornice il quadro, poi ci ho messo questa cornice perché l'ho trovata e ci ho messo questa cornice perché lo scoppetto è mio. Lo scoppetto è mio, ne avevo due di questa e andavano come pantà. Infatti io li comprai perché erano un pantà. Pantà, una a destra e un'altra a sinistra. Poi ne ho venduto uno solo per 3.300 euro e ci ho pianto quando l'ho venduto. Ho pianto, ho sbagliato. Però comunque, dato che io sono una persona precisa, sono uno che ci tengo a certe cose, soprattutto oggi, noi ieri, oggi, che abbiamo solo YouTube, quindi internet, chi è che ci segue da internet? La maggior parte dovrebbero essere i nostri soci. E io sono con piacere vendo ai miei soci, perché mi hanno seguito per anni. Sono stati con me nei momenti buoni e nei momenti cattivi, potrei dire. E allora sono felice di vendergli un quadro. Non solo, perché il rapporto con i miei soci, chiamiamoli soci non di società, attenzione, soci di associazione culturale senza scopo di lucro, che si chiama proprio così, associazione culturale senza scopo di lucro, era l'immagine della galleria. La galleria è chiusa, quindi abbiamo chiuso l'attività commerciale, quadri rimasti dalla galleria che sto svendendo a 4 soldi, quadri della mia collezione che ho svenduto al 20-30%, ma ci stanno questi quadri che sono importanti. Io vorrei veramente trovare quegli amici di una volta, i quali Gerbetto, senti, ecco, quando me lo puoi dare questo quadro, che possiamo fare con questo quadro? E io ve l'ho detto, noi possiamo fare tutto con i miei quadri, quando non sono miei, perché qua ci stanno 4, 5 quadri, 6 quadri che non sono miei, con i miei quadri possiamo fare di tutto, quando, se non sono quadri miei non possiamo fare niente. Allora, questi sono i quadri che io ho portato per questa sera. Speravo di trovare molte più persone, poi giustamente mi hanno detto c'è una partita importante, chi ama il calcio indubbiamente se la vede, però siete arrivati a 17 sul video e 4 sui cellulari, siete cresciuti un poco qua, quelli che mi hanno sentito e quelli che non mi hanno sentito, ma comunque vale la pena ogni tanto parlare. Noi domani mattina riproponiamo, faccio una scelta di questi quadri, non li metto tutti quanti, perché lo stesso non riuscirei mai a metterli tutti, vabbè. E parleremo esclusivamente di un prezzo base e partenza. Se avete voglia di acquistare qualcosa, se avete voglia di acquistare qualcosa, domani trovate la vostra occasione, forse unica, perché sono deciso ad alienare almeno 7, 8, 10 quadri e voglio scegliere il meglio che abbiamo qua e fare questa trasmissione di vendita più che altro che parlare, vedete, io adesso sto parlando, chiedendo, io ho chiesto prima quelle poche persone, ma adesso già siamo a 18 persone, se mi avessero telefonato qualcuno, no, sarei stato felice e contento, nessuno mi ha telefonato, però queste persone ci sono, perché il numero che c'è sul computer lo si vede, quelle che sono sui cellulari lo si vede, quindi, però non ho saputo chi sono, se sono, diciamo, i soliti soci che mi guardano e che mi stimano e che mi seguono, oppure loro stanno vedendo la partita. E ci sono altre persone che una volta erano soci di altre, anche per un altro fatto, perché molti di essi non hanno più neanche lo spazio dove mettere qua, come è successo per il quadro dell'altra volta di Giovanni Brassi.
Queste sono cose che naturalmente uno deve valutare e deve cercare di capire. Se prendi un unico quadro e ti occupa un metro di spazio, voi in quel metro potete mettere quattro quadri, perché i quadri quando sono 30-50, ecco per esempio Pratello sarà 30 per 50, penso io, quello delle scale di Chiaia. Che vi posso dire, il Pratella quell'altro là sa 24x30, ma sono pubblicati, poi si possono vedere insomma le misure successivamente, dirò anche le misure esatte, insomma le prendiamo domani, però sono quadri, ecco per esempio questi due quadri che stanno insieme in questo momento, no? Mi dovete dire se ci sono quadri più belli di questi, ma non solo parlo di bellezza di quadro, ma parlo anche di, soprattutto di fattura. Lo Scoppetta è un olio su tela e questo invece credo che sia su tavola, il Pratella, ma sono cose uniche, sono cose, il miglior periodo di Scoppetta è proprio questo delle belle epoche, non si scherza, è scritto su tutti i libri, non è che lo dico io. Io vorrei anche evitare di dire parole mie, vorrei evitare questo, vorrei dirvi invece qualcosa, vorrei leggervi delle cose di un libro, però se faccio questo perdiamo un tempo importante e non c'è più la vendita, io ho bisogno anche di vendita e questo è il momento giusto, perché oggi potrebbe essere un momento giusto, domani potrebbe già essere troppo tardi, o perché non ci sono più, o perché le cose cambiano. Perché qua cambiano da un momento all'altro, vedete anche il tempo a Napoli è completamente diverso da tutti gli altri, diciamo, altre città d'Italia, perché Napoli è un tempo a sé stante, a sé. Ecco, quello ha detto che pioveva oggi, in realtà non ha piovuto, è uscito un sole stasera, bellissimo, facendovi capire, anche il tempo, il clima napoletano è diverso dagli altri. Bene, abbiamo detto qualche cosa, abbiamo visto qualche cosa, ma sempre per farvi rendere conto delle cose belle che comunque ci sono, ecco per esempio ci sta questo Migliaro che voglio farvelo vedere, che è una carnevalata, ma è una cosa favolosa, non è il solito quadro. Poi quando vi ho messo, anche ieri per esempio, però voglio andare su un'altra volta, questo forse non piace tanto perché è il grande Novecento, amici miei, questo è Giovanni Brancaccio, il grande Novecento, ma io vorrei che voi vi documentaste realmente per farvi rendere conto, questo è un quadro che dovrebbe valere oggi secondo me 50-60 mila euro, documentatevi, Giovanni Brancaccio, questo è un quadro del 52, olio su te del 1950, è una data sotto. E sono le cose più belle che io, diciamo che io penso di aver avuto, insomma, nelle mie mani. E oggi purtroppo mi piange il cuore anche venderle. Voi pensate, un quadro che non si è mai venduto, eppure l'ho messo a poco, eppure è un capolavoro, per me è un capolavoro d'arte pure questo. Ma la gente non ha i miei stessi gusti, eccolo qua. Questo è vista dai cappuccini di Amalfi, no? E voi guardate giù, trovate Atrani e in fondo a tutto trovate Amalfi, ci sarebbe la torre Saracena, all'angolo proprio della salita nella curva. Ma che vi devo dire, quando una cosa del genere non si vende, io la metto a poco, perché quando vedete che io metto qualcosa proprio, se fosse stati diciamo un po' più furbi, l'avreste comprato subito, e invece non si è venduto. Ci sta un pittore che era un pittore napoletano, 300 euro che l'ha già messo, eccolo qua, a fianco sta, a parte, ecco. Ma perché non conformate? È un quadro, ma non si vendeva meno di 1.600-1.700 euro un quadro del genere. Francesco Di Marino, Francesco, stiamo parlando di altro. Per favore, siete 20 persone adesso, più 5 sui cellulari, ma potreste farmi una telefonata qualcuno di voi che capisce i quadri, che parla i quadri, che se sto dicendo bugie, sto dicendo verità, ma almeno per avere questo applauso anche da parte, anche da una persona,
niente, mutismo assoluto. Eppure non sto dicendo chiacchiere, non sto dicendo cose inventate da me, sto dicendo delle verità uniche e sole. Beh, non lo so. Beh, allora andiamo, quest'altro quadretto, vedete? Questo è un altro pittore napoletano che ha vissuto a Milano per tanti tempi, per tanto tempo. Si chiama Vincenzo Barbato. Si vendeva 3 milioni, 4 milioni di lire a Milano. Io l'ho messo a 300 euro. Nessuno ha detto 400. Eppure sulla spiaggia è molto bello il quadro, veramente molto bello. Un pittore del Novecento, però che è morto. Vincenzo Barbato. Se voi non vedete queste cose, non, andate a cercare solo Pratella, Airol e Migliaro, Pratella, Airol e Migliaro, non chiedete neanche al Cesse Cambriano, chi sanno i capolavori del Cesse Cambriano, ti fanno mettere le mani in testa. Al Banco di Napoli c'erano due quadri del Cesse Cambriani, uno che era mio e lo vendetti io, questo penso una ventina d'anni fa è successo, e lo vendetti esattamente per 70 milioni. Il Ceste Cambria, l'ho venduto per 70 milioni. Un quadro di Emilio Notte che poi l'altra volta io ho venduto per quanto? Per 800 euro, ci ha messo 4 anni, poverino. Prima Emilio Notte sonneva 5-6 mila euro, ma subito era un assegno circolare. Ma questi autori sono autori di grande respiro e di grande importanza. Poi andando avanti, forse io non ci sarò più, ma molti di voi ci saranno ancora sulla faccia della terra. E diranno quello stupido di Garbetta, però non era proprio tanto stupido, ce l'ha dette queste cose, siamo stati noi che non l'abbiamo creduto, forse non l'abbiamo preso in considerazione, ma io non vi sto dicendo di prendere me in considerazione, sto dicendo di prendere in considerazione internet, almeno per alcune cose, non per tutto, ma per alcune cose. Ecco, per esempio, quante volte io dico delle cose che poi dovrei dire, signori, guardate, queste sono cose belle, sono cose che non trovate da nessun'altra parte, eppure nessuno mi crede. Questo è un altro Caprile, vedete? È Amalfi qua, sulla spiaggia di Amalfi. Se andiamo più sopra troviamo un Migliaro che è una carnevalata, che ne ha fatti tanti di questi, uno diverso dall'altro, ma diciamo pure in una maniera elegante, perché questa è una pittura elegante di Vincenzo Migliaro, non è che è un pittoriel di A4 soldi. Il re gli fece fare tutte le piazze di Napoli, i mercatini di Napoli, che sono a San Martino, al museo di Capodimonte, andatelo a vedere queste cose. E che costano? Io ho avuto un quadro, che poi è stato venduto questo quadro, 360 milioni in lire, 360 milioni di Migliaro. Ma perché ne domandate queste cose? Ve lo diranno sicuramente, uscirà su internet. Era un quadro degli orefici, il periodo degli orefici di Vincenzo Migliaro è il miglior periodo della sua storia. Punto, non devo dirvi altro. Bene, siamo in chiusura, amici miei, però questo quadro di Migliaro è molto bello, come vedete. Guardate, ve lo faccio vedere un poco più stretto, così vi rendete conto. Ecco, che pensate? Guardate che è di una bellezza unica, arioso, bello, una colorazione vibrante. Non è le solite colorazioni cupe, spende, no, è una colorazione vibrante. Amici, io ho cercato di farvi vedere un po' di cose, così, ma anche ieri che c'erano delle belle cose, che non avete apprezzato, anche se adesso siete una ventina di voi, ecco, quindi 21 persone, almeno abbiamo fatto 21 più 6, siamo a 27 persone, le altre volte abbiamo fatto 30 persone, però già quando siamo 50 persone, e ho chiesto, c'è qualcuno di voi che mi vuole fare qualche domanda che, su qualche quadro che io qua che ho detto qualcosa sbagliata, qualcosa? Il telefono è qua, lo metto in diretta, ma può dire qualunque, può prendere pure a parolacci, va bene ugualmente.
E allora a me si presenta e se deve dire una parolaccia si deve sapere chi è, a me non interessa. Tanto per capirci e tanto per fare una cosa veramente di grande valore, non commerciale, ma una cosa bella veramente, perché queste cose si devono vedere. Sta questo fratello che è veramente, fratello e scoppette qua, io, ma non lo so, io se avessi avuto qualche anno in meno e non questa preoccupazione della scomparsa di all'improvviso, perché poi così succederà, perché purtroppo questo è un fatto di tutti e il mio è un poco più problematico perché è così. Mai sapete quanta volta me l'essi accattata? 100 volte, soprattutto a 4 soldi come io li ho messi, perché mettere, cioè il fratello, quello là, dobbiamo partire da 6.500 euro. Vi spiego anche il motivo perché, perché il Signore l'ha pagato esattamente 15.000 euro. Voleva da me 15.000 euro, no, scusate, 15 milioni lo pagò. E lui voleva 15.000 euro oggi, e io gli ho fatto capire, c'erano 93 anni, dobbiamo anche spiegare certe cose, che i tempi sono cambiati, la situazione è cambiata. Io non voglio perdere neanche 100 euro, non voglio vedere. Allora non vanno a perdere nessuna, neanche la 100 euro, uno deve attenersi più o meno sui 7, 7, 5, 8 mila euro, insomma. Però il quadro ci vale tutto, vale anche 15.000 euro. Lo dico perché è la verità, insomma, non è che diciamo. Questi due quadri sono qualcosa di particolare, il mio l'ho detto già l'altra volta, 3.000 euro lo faccio partire, di 500 in 500 le battute, anche se una sola battuta io lo do ugualmente, come feci con quell'altro amico, quindi voglio dire, la forza dell'immagine, che è un'opera di grande respiro, di grande importanza. E io penso che sia, ecco, qualcuno dice in gergo, no? È una pièce de pittura, vuol dire un grande quadro, un quadro che non bisogna farselo scappare. Una volta c'erano i collezionisti giusti, purtroppo oggi non ci stanno più, perché quelle 3-4 persone sono rimaste, vogliono vendere i quadri, anche se lo sanno che oggi non si può vendere più a quei prezzi, come vedete. Mi fanno la carità a me quando mi danno qualcosa, punto. Ma me lo danno perché mi chiamo Mario Garbetta, perché ho vissuto una vita insieme a loro, eccetera. Ma e hanno questi 10 anni più di me, ma comunque pure io. Oggi come oggi sto svendendo i quadri che ho pagato 3 volte tanto, 4 volte tanto, quindi non è questo il problema. Voglio dirvi semplicemente, approfittate del momento, perché domani potrebbe essere già troppo tardi. Approfittatene, perché non è facile altrimenti avere la possibilità di acquistare quadri di questa forza, di questa, diciamo anche non solo forza, ma di questa particolare e piacevole, diciamo, pittura che oggi ci sta ancora qualcosa. Ma domani dove lo trovate più un quadro così? Mai, ma ok, io penso di avervi detto tutto. Penso di aver cercato di farvi vedere qualcosa in più. Domani, se avete voglia di acquistare veramente qualche qua, ma posso avere uno sfizzi da uno di voi che mi telefona, scusatemi. Uno sfizzi, una telefonata, la posso avere. Bella papà, quando sei bella. Lo so che tu mi vuoi bene a papà. Sono gli altri che non mi vogliono bene. Vabbè, ma comunque non fa niente. No. Dove sei stato? Passeggio? Bravo, bravo. Signori, che dobbiamo fare? Me la volete fare sta telefonata o me la fate dopo? Grazie, ciao. Grazie per il cambio. Ok, allora se mi volete dare questo... Ah, grazie, 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 anticipatamente. Massimo! No, che sapevo, non sapevo niente, perché io quando alzo il telefono devi sapere, non guardo mai i numeri, non le guardo proprio, tant'è vero, cioè io ho ricevuto tante telefonate fasulle altre volte, perché non guardo il numero di telefono, primo perché non ci vedo, e secondo che guardo a fare il numero, mi devono dire no, infatti io chiedo sempre il numero e me lo scrivo, qualche volta sbaglio pure a scrivere, quindi capita
di tutto. Comunque, vuoi dire qualcosa su qualche quadro? Ti faccio parlare, prego. Hai visto un po' la partita, allora ti posso mettere in diretta, sì. Con la televisione vedevo la partita e col cellulare vedevo te. Figurati. No, ho visto sempre. Vabbè. No, ci stanno, effettivamente stanno pure qualche pittore minore che non è considerato, ma... non è considerato, perché non è considerato? Sono tutti considerati, sono tutti pittori da museo. I pittori tra virgolette minori, insieme a Pradella, insieme a Caprile, insieme a Scoppetta, è normale che uno dice valgono molto di più gli altri, è normale. Vabbè, ma comunque questi quadri di qualità dove si trovano più, mi devi dire? Ecco, diciamolo alla gente, dove troviamo queste cose? Si trovano proprio più. Quindi ci metto 40 quadri di Scoppetta. Ah! Arrepia, si fanno una cosa di Scoppetta. Non esistono proprio, non esistono proprio, sono sciocchezze, sono chiacchiere. 90 quadri di Pratella, bene. Tutte quelle cose piccole che si trovano anche dai ricattieri, molte volte, ma che sei tu, ma no, quadra così. Per parere che basta, se un pittore storicizzato, il quadro di qualità va bene lo stesso. Vabbè, ma che non tutti sono d'accordo con questo. Va bene, io in questi giorni verrò dalle due parti comunque. Io appena riesco a Napoli verrò tra il 22 e il 24. Ah, tra il 22 e il 24, e poi me ne posso salire anche con te, perché io non vengo con la macchina, comunque non vengo con la macchina, se vengo vengo col pullman, e quindi poi dopo mi muovo là, insomma. Vabbè, poi ci sentiamo. Ok, grazie, ciao, grazie Massimo, ciao, ciao. Io ho tre amici che si chiamano Massimo, tre amici, uno non sto sentendo proprio più, e questo... Anzi, gli devo telefonare, anzi, ma quando è oggi? Lunedì? No, martedì lo vado a trovare, così facciamo prima. Vabbè, e gli altri due, uno a Caserta, l'altro Massimo, questo è quello di Pescara. Che c'è, papà? Vuoi comprare qualche quadro? Ah sì? Che bello! Non va niente a papà, non va niente. Vabbè, ecco qua, vedi, c'è qualcun altro. Eccomi qua, prego, pronto. Pronto? Aristide, che bello! Anche tu volevi salutare, ti faccio salutare in diretta, hai qualche parente? Mi sono fregato per pochi secondi e tu mi devo vendicare, arrivo secondo alle Olimpiadi, hai capito? Ah, ho capito, vabbè. Ma... ti volevo solo salutare con tanto affetto. Grazie, sei sempre gentile, Aristide. E io ho detto prima, io penso di venire verso Pescara, diciamo per questo mese. Se vieni, fammi sapere. È normale, ti chiamo sempre se vengo sicuramente. Volentieri ci vediamo. Ok, d'accordo, grazie Aristide, grazie a te, ciao caro, ciao. Grazie. Ecco, almeno ho sentito due voci, amici. E che diamine, non senti più a nessuno. Tutti e due, tra l'altro, da uno da Pescara, un altro, come si chiama quell'altro? Madonna, capoluogo di provincia, come si chiama? Non mi viene, vabbè, non va niente. Sempre quella zona là, sempre Abruzzo. E volevo dire che sono persone veramente fantastiche, hanno comprato delle cose, hanno avuto il piacere di avere delle belle cose, tante volte io, cioè me le vedo, diciamo da casa mia, no a papà, dai, fammi parlare due minuti e ce ne andiamo, va bene, quando, mamma mia, sei bellissima, dammi un bacio, un bacio, me lo dai, mamma mia, scusatemi. Guardate quanto è bella, come si fanno a non voler bene, hanno cane così, come si fa, oh, ma quello non è un cane, questo non è, mi fa male papà, pesa 30 kg, non ce la faccio più, vieni papà, dai, ti vedono tutti, ti stanno guardando tutti quanti, quanto è bello il cane di Maria, questo non è in vendita per nessuna cifra, vabbè, ora ce ne andiamo, dai,
aspetta, fammi salutare, mi fai salutare, grazie. Allora, scusate, è bellissimo, però già sta rientrava. Ragazzi, siete diventati 24 più 6, quindi abbiamo raggiunto il numero 30, che bello. Se in queste 30 persone che hanno telefonato, cioè no telefonato, che mi hanno visto questa sera, hanno, madonna zanzara, e hanno voglia di comprare un quadro, io domani vi faccio comprare un quadro, almeno 3-4 quadri, almeno 5 quadri, non lo so, però vi faccio comprare un quadro. Preparatevi col telefono in mano, perché io dirò delle cose e basta, per ogni quadro dirò una cosa, a sé stante. Allora, voglio vendere e vi dimostro con tutto l'affetto che ognuno, diciamo, pensa e crede che forse molte volte uno lo dice per, tanto per accattivarsi la benevolenza di qualcuno, no, non lo dico per questo, dico semplicemente voglio vendere dei quadri domani. Madonna, sti zanzari, ma che stasera? Va bene, preparatevi col numero di telefono a portata di mano e comprate, sì, e poi ce ne andiamo subito. Signori, grazie, mamma mia, dai, mo ce ne andiamo. Dai, ma ce ne andiamo subito. Devo spegnere. Madonna, sì, ho capito che mi vuoi bene. Ho capito che mi vuoi bene. Ah, mamma mia, ma guarda quanto sei bella, papà, mamma mia. No, fammi spegnere, aspetta. Allora, signori, grazie di tutto, sogni d'oro a tutti quanti, preparatevi per domani, siamo qui dalle 10 a mezzogiorno, 2 ore di trasmissioni, 2 ore di sensibile e gratificante, con l'occasione di acquistare un quadro per tutti, chi mi vede domani, per tutti, ho un piccolo o un grande quadro, aspettate, scusate, sì, sto chiudendo, aspetto, mamma mia, io già non lo so usare sto cosa, papà, dai, aspetta, madonna, e ti voglio bene, lo sai che ti voglio bene tanto tanto, sì signore, non mi dà tregua. Arrivederci e grazie, sogni d'oro per tutti, a domani mattina. Allora non ti posso portare domani mattina. Garbetta Arte, perizie per l'Ottocento, Novecento e artisti contemporanei napoletani. Mario Garbetta, napoletano di adozione. La passione per la pittura dell'Ottocento e